Cari telespettatori di Granducato TV, ben ritrovati anche questa settimana dalla sala operativa della Direzione Marittima e Capitaneria di Porto di Livorno. Nelle acque dell'arcipelago nei prossimi giorni si svolgeranno le seguenti attività, tutte regolamentate dalle autorità marittime locali con apposite ordinanze consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it. Continuano nel compartimento di Marina di Carrara i lavori di dragaggio nella foce del fiume Versilia. Nei giorni 18 e 19 giugno si terrà la regata velica denominata Trofeo Pardini ed ancora il giorno 19 si svolgerà nelle acque antistanti Marina di Massa la competizione sportiva organizzata dal locale Circolo Velico. Nelle acque del circondario di Livorno, il 17 giugno, si terrà una veleggiata tra Marina di Pisa e Macinaggio, in Corsica in orario pomeridiano. Un'altra competizione velica è prevista per il giorno 18 ed interesserà la rotta Livorno-Isola di Capraia, tra le 9.30 e le 18, mentre in serata, nello specchio acqueo dei Fossi Cittadini, si svolgeranno il trofeo Edda Fagni e la 49esima Coppa Barontini. Più a sud, domenica 19 giugno, le acque prospicienti la zona di Vada saranno invece interessate da una regata velica. Intensa l'attività sportiva nel circondario di Porto Santo Stefano. Vi segnaliamo le seguenti regate veliche: Argentario Sailing Week 2016, Iuris Cup 2016 e Pink Sailing 2016, che avranno luogo nel corso del weekend. Domenica 19 giugno si terrà la regata Altura Open e IRC. Ad Albinia, in località Giannella, sabato 18 giugno alle ore 22, presso la spiaggia dello stabilimento balneare Argentario Camping Village, si terrà uno spettacolo pirotecnico. Nei giorni 18 e 19 giugno avrà luogo una manifestazione sportiva organizzata dal Centro Velico Punta Ala, riservata alle imbarcazioni della classe Catamarano Formula 18. Per quanto riguarda le acque dell'Isola d'Elba, il giorno 20 giugno si terrà la processione in mare San Silverio a Marina di Campo. I nostri uffici marittimi dislocati lungo la fascia costiera regionale restano a vostra disposizione per tutte le informazioni di dettaglio riguardo gli eventi menzionati. Vi ricordiamo che la patente nautica è sempre obbligatoria quando si naviga oltre le 6 miglia dalla costa e nel caso di utilizzo di acqua scooter. Entro le 6 miglia invece l'obbligo della patente nautica è stabilito in base alle specifiche caratteristiche del motore, secondo quanto previsto dalle norme sulla navigazione da diporto. Il numero blu 1530 è a vostra disposizione, attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, per ogni segnalazione di emergenza in mare e per richiedere assistenza immediata alla Capitaneria di Porto più vicina. Arrivederci alla prossima puntata.